Radio Terra. Sabato 7 dicembre, multicinema modernissimo, siamo qui per un cortometraggio, Andata al Calvario, protagonista Mariangela D'Abraccio, sceneggiatura e regia Giovanni Meola, e siamo qui proprio con il regista e lo sceneggiatore. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti voi. Cortometraggio di forte spessore sociale e vogliamo che ne parli proprio il regista e lo sceneggiatore. Dici tu tutto quello che ci puoi dire. Dunque il cortometraggio si intitola Andata al Calvario, la sceneggiatura vinse un premio molto importante qui in Italia, il Pescara Cortoscript, qualche anno fa, e ci abbiamo messo un po' di tempo per realizzarlo perché aspettavo di trovare la persona giusta per affidare questo ruolo un po' particolare di questa donna venuta da lontano, strumento di poteri forti che cerca di mettere i bastoni tra le ruote ad una mafia locale che intende cavalcare la protesta locale contro le trivellazioni petrolifere per continuare a gestire in maniera tranquilla il business delle discariche abusive. Tutto questo chiaramente però, quando io affronto questo tipo di temi, cerco di affrontarli sempre attraverso il racconto di persone che si misurano, i cui rapporti vengono messi alla prova da tutto questo. Quindi in realtà i personaggi attorno a cui gira questa storia sono un padre e un figlio e questa donna che ha anche un dolore molto forte alle spalle, che si fa involontario strumento di emancipazione del figlio di questo uomo col quale lei ha appuntamento. Non dico di più perché spero che poi la gente lo veda, perché in realtà è anche un lavoro dove c'è azione, perché c'è uno scontro tra questi due personaggi, ma fondamentalmente è anche un racconto di formazione che potrebbe essere una formazione criminale, ma potrebbe anche non esserlo, nel senso che la scelta a cui viene spinto questo ragazzo da parte di questa donna è una scelta che in qualche modo rende libero il personaggio di seguire o meno la strada malavitosa del padre, perché lui è il figlio di questo boss locale, oppure no. Quindi l'impianto etico del film si basa su questo, sulla scelta in una condizione estrema. Ok, vogliamo ricordare che la protagonista è Mariangela D'Abraccio e chiudiamo qua l'intervista perché siamo pronti per la proiezione. Sì, siamo pronti per la proiezione, la sala fortunatamente è piena nonostante sia mattina. Questo è un ulteriore passo nel nostro percorso per arrivare al debutto su grande schermo, che speriamo possa, nonostante i venti di crisi che continuano a spirare imperterriti, possa avvenire molto presto. Radio Terra ti fa un in bocca al lupo gigante e come al solito noi saremo in diretta tutti i lunedì dalle 22 alle 23:30. Chi vi parla è Loredana e i contatti sono www.radioterra.altervista.org. Ciao.